appena dopo l'esplosione della bomba, per i soldati tedeschi, gli ufficiali tedeschi che sopravvennero immediatamente appena sentito dell'avvenimento, si presentò una visione apocalittica. Molti soldati tedeschi erano letteralmente a pezzi. I corpi vennero ricomposti su un marciapiede e messi in fila, 32 per l'esattezza. Si portò via il 33° che morì durante la notte successiva. Ma ci furono anche morti italiani. Sul posto morì un vecchio ed un ragazzo di 8-10 anni. Nella settimana successiva l'agenzia Stefani comunicò a tutti i giornali che altri 5 civili italiani erano morti in conseguenza dell'esplosione e il numero che si raggiunge è 7. Effettivamente è uno dei fenomeni delle grandi esplosioni il morire a distanza di giorni, quando tutto sembra svolgersi bene per illeso, poi improvvisamente interviene il decesso. È una caratteristica dell'esplosione. A questi 7 dobbiamo aggiungere l'ottavo, l'autista di Caruso, anche lui raggiunse Virasella dopo lo scoppio. L'autista di Caruso fu ucciso dagli stessi tedeschi che in preda a furia reattiva si misero follemente a sparare contro le finestre delle case di Virasella, pensando in un primo tempo che l'esplosione fosse attribuibile a bombe buttate dalle finestre delle case vicine. Una pallottola vagante raggiunse anche l'autista, appunto, di Caruso, che morì sulla strada. Per cui i morti sulla strada furono 35, 32 tedeschi e 3 italiani. Quando fu scoperto il massacro delle Ardeatine, la procedura per l'identificazione dei corpi fu difficilissima e richiese parecchio tempo. Più che la riconoscibilità dei corpi, la riconoscibilità avvenne attraverso oggetti o indumenti che si trovarono addosso alle salme. Molte salme erano addirittura senza testa, per lo scoppio determinato dal colpo alla nuca, e poi per l'ampia natura destruente dovuta ai roditori, di cui le cave ardeatine erano ricchissime. Quindi è assolutamente verosimile che diversi corpi non siano stati identificati. Quanto ai 5 corpi trovati in più, si disse anche che appartenevano a dei disertori ufficiali tedeschi e che erano stati portati alle fosse ardeatine per esecuzione. Durante il processo Kappler questo non avvenne mai. I tedeschi non avrebbero mai ammesso che dei loro soldati e dei loro ufficiali fossero dei disertori. Probabilmente sapevano benissimo a chi appartenevano quei corpi, ma tacevano proprio per questa ragione.
Difficile che dei tedeschi si siano sbagliati sul conto totale degli esecutandi per confusione del momento. Così passò la conclusione della in sentenza. Ma è poco credibile che, data la metodicità germanica, si sia sbagliato con 5 corpi in più. Tuttavia, questi 5 corpi in più erano dovuti a Caruso, che ne ha preso 55 invece di 50. Ma fu detto anche questo, però il conto non doveva essere difficile, anche se fu confusionario l'elenco, resta sempre poco credibile che non si fosse tenuto conto nel momento delle esecuzioni. Nel momento delle esecuzioni era più facile tenere il conto. Come mai ci si sbaglia addirittura di 5? Però questo errore pare che sia nato dalla confusione di Caruso, tant'è che a Caffner, Ma non fu Caruso l'esecutore della uccisione dei 335, furono i tedeschi. È umanamente possibile pensare che tra tutti i tedeschi tutti non abbiano tenuto conto di quanti esecutanti passavano per le loro mani. Possiamo ammettere un errore nell'elenco, ma non nel saper contare in maniera assolutamente elementare quelli che man mano si dovevano uccidere. tuttavia, Kappler fu condannato per i 5 in più. Se lui avesse dimostrato che erano soldati tedeschi, probabilmente Non ci sarebbe stata questa ragione di condanna, ma per un ufficiale tedesco ammettere, ripeto, che degli ufficiali, si parlò di ufficiali tedeschi disertori, che poi erano stati rintracciati e come disertori in tempo di guerra non potevano non essere condannati a morte. Immaginare che un ufficiale tedesco venga ad ammettere che quei 5 fossero dei disertori tedeschi è poco pensabile. È più ammissibile accumulare su di sé il conto di una colposità di 5 individui per sbaglio, tanto lui aveva perfettamente intuito a priori che sarebbe stato condannato all'ergastolo. I 5 omicidi colposi in più oramai non spostavano di molto quella che sarebbe stata la condanna che sia i suoi legali di parte e lui stesso avevano già intuito. Senta, ma da che fonte è venuto questo sospetto di questo fonte di Sulle fosse ardeatine si è detto moltissimo. Tra le varie ipotesi c'è anche questa della esecuzione di disertori tedeschi. In effetti, a questi 5 dobbiamo aggiungere un'altra salma che non fa parte però dell'evento esecuzione germanica. Durante lo sterro delle fosse ardeatine, appena aperta, riaperta la penetrabilità delle fosse ardeatine, fu trovato un altro cadavere all'inizio, che probabilmente era stato deposto in epoca posteriore e che non era attribuibile a nessuno, nemmeno ai tedeschi stessi. Di chi si trattava non si è saputo mai. Probabilmente un omicidio comune. Quindi il numero esatto degli esecutati, 335, in parte dovuto ad omicidio volontario aggravato e continuato,
così come fu nella sentenza militare per Kappler. E questa fu la condanna che lo portò all'ergastolo. Quanto ai cinque fu omicidio colposo. Per il resto fu conteggiato anche il famoso oro di Roma, considerando che l'oro preteso dagli ebrei fosse stata una sua iniziativa.